Amici di Frontiere Proibite, benvenuti a questo nostro nuovo incontro, benvenuti da Roberto Lapaglia dal Giornale dei Misteri. Giornale dei Misteri che tra l'altro vi ricordo è già in distribuzione con il nuovo numero, il numero 556. Quanti di voi ricordano il film La Mummia? Mi riferisco a quello diretto da Steven Sommers nel 1999, il primo di una fortunata trilogia. All'interno della trilogia un personaggio in particolare, il cattivo nel nostro caso, Imhotep. Nella mummia Imhotep viene descritto come un antico sacerdote egiziano, antico regno, il quale in tutti i modi tenta di ritornare in vita per ricongiungersi alla sua amata. Ma al di là della finzione cinematografica, chi era realmente Imhotep? Alcuni addirittura si chiedono: è realmente esistito Imhotep? E per quale motivo abbiamo intitolato questo episodio non soltanto a lui, ma anche ad un eventuale parallelismo tra Enoch e gli Elohim? Beh, sto per raccontarvi delle storie molto particolari, quindi restate con me. Frontiere Proibite, nuovo episodio, Imhotep, a tra poco. Imhotep, Imhotep o Imhotep fu un astronomo, architetto, medico egiziano vissuto durante la terza dinastia. Questa notizia ci viene confermata da Sesto Giulio Africano, ricordato tra l'altro per aver progettato la famosa biblioteca imperiale per conto di Alessandro Severo. Imhotep ricoprì la carica di Gran Visir sotto il regno del faraone Zoser. Particolare questo abbastanza importante perché molti storici e ricercatori proprio per questo scenario identificano Imhotep con il personaggio biblico di Giuseppe, figlio di Giacobbe, anche lui consigliere fidato del faraone. Fu anche un importante architetto, da molti riconosciuto come l'ideatore della famosa piramide di Zoser, ma fu anche un poeta e un medico dalle vastissime conoscenze. Imhotep viene infatti ricordato come l'autore di uno dei primi trattati medici, il famoso papiro Edwin Smith, scritto in ieratico e contenente la trattazione di ben 48 casi clinici. Questa sua straordinaria versatilità lo consacrò come un vero e proprio dio. A lui vennero dedicate ben 5 giornate di festa durante l'anno e la sua glorificazione venne ripresa anche dai greci, che lo inserirono nel loro pantheon con il nome di Asclepio, in seguito latinizzato in Esculapio. Questa è la sua storia, divisa tra mito e resoconti storici. Ma volendo approfondire, è impossibile non notare tutta una serie di curiose coincidenze e misteri che sembrano portarci a formulare delle ipotesi ben diverse. Siamo nati dagli dei e a loro ritorneremo. Con queste poche parole gli antichi descrivevano un concetto universale, un ricordo atavico legato alla nascita della vita su questo pianeta. Molti antichi popoli ritenevano che i loro padri fossero scesi dalle stelle, convinzione radicata in moltissime civiltà e non soltanto dell'antico passato.
Gli antichi visitatori, gli antichi dei, scesero sulla terra per diffondere il sapere, la conoscenza, quindi ritornarono nei loro mondi. Gli indiani del Nord America, così come quelli del Nebraska e dell'Ontario, ricordano ancora oggi un'epoca durante la quale straordinarie forme di vita scesero sulla terra. La stessa tradizione è presente in Oceania, dove si parla addirittura di una guerra tra gli uomini e gli esseri venuti dal cielo. Da questo scenario nacquero tutti gli antichi miti conosciuti, miti che poi si andarono evolvendo in base ai vari momenti storici. Ma l'apparizione di Imhotep all'interno dell'antico scenario egiziano ha un suo particolare significato, a tratti alquanto misterioso. L'antico Egitto compie un enorme balzo in avanti. Nascono i geroglifici, nasce la scrittura cuneiforme dei Sumeri, la Mesopotamia e Creta si evolvono in maniera esponenziale, nasce un sistema di misurazione particolare, il sistema decimale per quel che riguarda i solidi e quello sessadecimale per quel che riguarda i liquidi. Compiono un enorme balzo in avanti anche la chirurgia e l'astronomia, tanto che la prima eleggerà Imhotep come suo protettore e la seconda lo eleggerà come capo degli osservatori. Da dove aveva tratto Imhotep tutte queste informazioni, queste conoscenze? E soprattutto è possibile avallare l'ipotesi secondo la quale sarebbe apparso dal nulla? La questione inizia a diventare davvero affascinante. Nonostante esistano molti riferimenti scritti nei quali appare il suo nome, si tratta di menzioni fatte ad un personaggio già consacrato dagli egizi alla divinità. La realtà dei fatti è che la sua tomba non è mai stata ritrovata e che questo particolare ha sempre continuato ad alimentare la sua leggenda. La mummia scomparsa di Imhotep, infatti, rappresenta il sacro Graal per tutti gli egittologi ed è uno scenario ancora avvolto nel più fitto mistero. Uno spiraglio sembrò aprirsi nel 2008, quando una spedizione guidata dall'archeologo Jan Matheson scoprì due enormi tombe molto vicine alla piramide di Djoser, considerato il fondatore dell'antico regno. Tenendo conto che il culto di Imhotep ai suoi albori veniva associato alla sua tomba, che secondo la tradizione si trovava nel deserto antistante la città di Menfi, il ritrovamento appariva plausibile visto che la piramide di Djoser si trova a Saqqara. Le due tombe erano lunghe circa 90 metri e larghe 50 e una delle due, secondo gli archeologi, poteva aver ospitato la mummia di Imhotep. Ma in realtà questa mummia non venne rinvenuta. La questione ben presto cadde nel dimenticatoio anche per l'assenza di ulteriori prove. Ritorniamo quindi nuovamente alla tradizione. Storicamente, Imhotep si manifesta agli egiziani e distribuisce il proprio sapere, e l'obiezione in base alla quale è molto probabile che questo personaggio non sia mai esistito non risolve di certo il problema. Ma il mistero che avvolge Imhotep riporta ben altre ipotesi, a racconti molto più antichi, avvolti ancora oggi nel più fitto mistero. L'indizio ci viene fornito da un altro personaggio, anche lui altrettanto misterioso e del quale ci occuperemo in uno dei prossimi episodi. Ci riferiamo ad Enoch. Nei due libri di Enoch, o che comunque a lui vengono attribuiti, il patriarca racconta dei suoi misteriosi viaggi, viaggi durante i quali gli vengono fornite delle informazioni, delle conoscenze che secondo Enoch
derivano da creature che lui stesso identifica come degli angeli. Si tratta in realtà della revisione di un manoscritto molto più antico, un manoscritto sumero, nel quale si narra la vicenda di Enmeduranki e di come venne nominato maestro dell'unione fra cielo e terra. Nel testo si afferma esplicitamente che gli vennero rivelati i segreti della matematica, del calendario e del moto degli astri, ma soprattutto si afferma che questi segreti gli vennero rivelati da alcune misteriose creature, i veglianti. Questo ci riporta nuovamente ad Imhotep, ideatore dei geroglifici e architetto delle prime piramidi, il quale, si narra, sia stato un allievo dei veglianti, scesi sulla terra a bordo di navi celesti. Chi erano esattamente questi misteriosi personaggi? Ulteriori cenni sono contenuti nei Veda, i testi sacri della cultura indiana, nei quali si afferma che l'uomo è da sempre stato in comunicazione con altre razze simili a lui e sparse nelle profondità dell'universo. Chi erano dunque i veglianti? Proviamo a cercare qualche notizia in più sfogliando uno dei testi sacri più conosciuti in Occidente, la Bibbia. Nel libro della Genesi si fa riferimento ai figli di Dio che scendono sulla terra per prendere come mogli le figlie degli uomini. Si fa anche riferimento ai misteriosi Elohim, personaggi che spesso sono apparsi nei nostri precedenti episodi. Il libro di Enoch ci parla invece di 200 angeli, 200 angeli che scesero sulla terra, gli stessi angeli che accompagnarono il patriarca durante i suoi numerosi viaggi a bordo dei loro carri volanti. Proprio su questi misteriosi personaggi, dei quali Imhotep veniva anticamente considerato una emanazione, o comunque ai quali era in qualche modo legato, esistono alcune notizie abbastanza particolari, a riprova di quanto la storia sia ancora costellata da molti, a volte troppi, vuoti da colmare. Tra il 1948 e il 1955 vennero effettuati degli scavi archeologici nel Kurdistan iracheno. Tra i tanti oggetti venuti alla luce, circa 5.500 piccole statuette formate dalla sola testa. Quello che più attrasse gli archeologi furono i lineamenti, volti allungati, labbra sottili, occhi socchiusi e di forma ellittica. Successivamente, nel 1922, nei pressi di Ur si effettuò un ritrovamento analogo, numerose statuette appartenenti alla cultura Ubaid. Anche in questo caso ci si ritrovò ad osservare strane teste, in seguito ribattezzate a lucertola, risalenti ad un periodo stimato oltre il 5500 avanti Cristo. Le fattezze erano sicuramente inquietanti, cranio allungato, grandi occhi obliqui. Si trattava degli stessi reperti ritrovati più tardi anche nella cultura sumera, che associava questo tipo di statuette alle divinità. Basti ricordare che il dio Enlil viene descritto come il serpente dagli occhi splendenti. Sono tutte sculture che ci riportano ancora una volta ai veglianti, esseri dai lunghi capelli bianchi, spesso ricordati nelle antiche cronache come gli stranieri dal volto di vipera, una razza sicuramente diversa da quella umana. Ancora una volta la storia probabilmente dovrebbe essere riletta e sicuramente reinterpretata. Noi siamo alla conclusione di questo nostro viaggio, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e se vi piace il canale, io vi invito ad iscrivervi, a lasciare i vostri like, i vostri commenti.
Proseguiremo ancora ad indagare su questo scenario. Nel frattempo l'appuntamento è come al solito per mercoledì prossimo alle 14.30. Vi saluta il Giornale dei Misteri, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia. A presto con una nuova frontiera da varcare. Ciao a tutti, grazie.